Ciao a tutti e benvenuti in un mio nuovo video, questo è il video delle letture di novembre. Come al solito, giù nell'info box troverete tutti i link dei libri che vi mostrerò in questo video. Vi invito a iscrivervi se volete al mio canale per supportarmi e altra piccola cosa, non sto molto bene perché ho il Covid, quindi mi scuso per l'aspetto se sono in pigiama, se la voce risulterà essere un po' nasale, ho il naso tappato, il raffreddore, quindi insomma, però volevo girare questo video perché non volevo andare troppo in là con i video, inoltre vorrei anche girarne uno con le letture consigliate per il Natale, quindi niente, mi sono messa a girare il video lo stesso. Detto questo, parto con la prima lettura che ho fatto a novembre, si tratta di Entarium. È un libro di Sophie Fontaine ed è un libro autoconclusivo. Di questa autrice ho già letto altri libri che mi sono piaciuti molto e anche questo devo dire che mi è piaciuto. Intanto la nostra protagonista è Nissa Fell. Nissa non ha mai condotto una vita semplice come il popolo a cui appartiene, che sono gli Icariani. Quando viene resa una guerriera dal simbolo sacro Akalas, la ragazza è costretta a separare da sua madre e dal villaggio di Amethyst per appunto trasferirsi alla base Setit, dove risiede Kedair, che è l'uomo che 3 anni prima le ha spezzato il cuore. Il compito degli Akalas consiste nel difendere dagli attacchi dei Ravnos il pianeta Celiv. Questi Ravnos sono appunto delle creature assetate di magia e per Nissa ha inizio una nuova e complicata esistenza e inoltre dovrà fare i conti con il suo doloroso passato e quando meno se l'aspetta verrà a conoscenza di una verità che le cambierà la vita. Come sempre devo dire che questa autrice riesce sia con la sua scrittura fluida sia con le sue trame molto coinvolgenti a catturare da subito il lettore. Infatti anche questo libro mi ha catturato subito dalle prime pagine, è stata una lettura molto piacevole e molto veloce. Mi è piaciuto molto il mondo che ha creato, un mondo ben costruito, descritto e ricco di creature veramente molto molto belle. La storia con l'andare avanti diventa sempre più incalzante e appunto fino ad arrivare a un finale ricco di azione e pieno di colpi di scena. I personaggi sono tutti ben caratterizzati, sia quelli primari sia personaggi secondari. Nissan è il personaggio che mi è piaciuto di più perché è testarda e impulsiva, però è anche molto forte e sensibile. È un libro coinvolgente, assolutamente mai noioso e che assolutamente vi consiglio di leggere. Il secondo libro che invece ho letto a novembre è L'equilibrio del tutto. L'equilibrio del tutto è il primo della saga Le cronache della lunga strada. Ogni tanto abbasso gli occhi perché mi sono presa degli appunti leggendo molti libri, altrimenti alcune informazioni, alcuni dettagli delle trame, altrimenti le perdo. Allora, dopo un'ibernazione durata quasi 100 anni, Nigariel si risveglia in un mondo profondamente cambiato, dove gli umani hanno perso il predominio e maghi, elfi e nani possono finalmente vivere alla luce del sole. La guerra dell'ombra contro gli alieni Korg è alle porte e Nigariel per sopravvivere dovrà trovare il suo posto e scendere a compromessi con i suoi lati più oscuri che prenderanno sempre più spazio. Allora, questo libro è un adult fantasy con elementi di fantascienza, horror e romance. In più, in questo libro abbiamo alieni, abbiamo dei maghi, abbiamo dei nani, abbiamo degli elfi, degli umani, abbiamo dei fantasmi, cioè tutto in questo libro, veramente tutto, sia a livello di trama e personaggi, sia a livello proprio anche di genere di libro. La trama mi aveva da subito attirato e ho accettato questa collaborazione pur sapendo che poteva essere una lettura complicata, nel senso, questo libro avendo così tanti elementi molto diversi tra loro, poteva essere un libro grandioso e geniale oppure un'enorme cagata, cioè secondo me non poteva esserci una via di mezzo. Devo dire che è stato, per quanto mi riguarda, una lettura molto piacevole e veramente azzeccatissima e faccio complimenti all'autrice perché con una trama del genere non era assolutamente facile scrivere un buon libro, ma lei ci è riuscita.
Inoltre, ci sono una serie di misteri che portano il lettore a non staccarsi mai dalle pagine e quindi a tenere alta l'attenzione perché appunto ci si chiede il come e il perché delle varie cose che mano a mano si presentano durante la lettura. È un piacere appunto scoprirli in parte mano a mano che si procede. La scrittura è molto scorrevole, il mondo che è stato creato magico e scientifico è ben costruito, i personaggi sono molti, ma è impossibile confonderli perché sono ben caratterizzati sia fisicamente che caratterialmente, ognuno ha un proprio posto nella storia. È un libro ricco di intrighi, di misteri, di azione, di guerre, storie d'amore. E sono 500 pagine che si fanno leggere alla velocità della luce, non sono per niente pesanti e veramente l'ho letto in un batter d'occhio e mi ha lasciato una voglia enorme di continuare questa saga. Spero che il secondo esca presto, veramente un libro bello che consiglio e a cui vi dico date un'opportunità perché è una storia diversa dalle altre, questo è sicuro. Il terzo libro che ho letto a novembre è secondo me il libro più bello che ho letto nel mese, forse anche uno dei più belli che ho letto quest'anno. Non voglio togliere niente agli altri libri che ho letto perché devo dire che questo mese ho fatto delle buonissime letture perché mi sono piaciuti tutti i libri. Semplicemente questo libro secondo me ha avuto un qualcosa in più. Sto parlando dell'Urlo della Sirena di Maria Enea. È un romanzo storico e di formazione. È un libro che ritengo essere uno dei migliori letti perché mi sono ritrovata dopo averlo letto molto spesso a parlarne in casa e anche mi ha lasciato proprio la voglia anche di raccontarlo agli altri. Quindi secondo me questo vuol dire che il libro è stato un ottimo libro. È un libro che ho letto, diciamo più o meno insieme a mia madre e mia sorella, perché qualche pezzo l'abbiamo letto insieme e altri pezzi invece li raccontavo. Mia mamma magari tornava da lavoro e mi chiedeva di continuare, allora dove sei arrivata raccontamelo. Quindi è una lettura che ha coinvolto tutte. Presto avrò anche la copia cartacea tra le mani, una volta che arriverà mia mamma ha già detto che lo vuole leggere e poi credo che lo rileggerò anch'io. Quindi questo per farvi capire quanto mi è piaciuto e ci è piaciuto. Allora, intanto siamo nel 1943 a Palermo, in una Palermo devastata da bombardamenti, e la nostra protagonista è la dodicenne Cristina, che è affetta da poliomielite. Cristina, con la sua famiglia, è costretta a trasferirsi in periferia dalla nonna perché appunto la casa è stata bombardata, e dalla nonna conoscerà e farà amicizia con sua cugina Franca, che più o meno ha la stessa età, e con la marchesina Laura. Queste tre hanno un'amicizia molto molto forte, insieme riusciranno ad affrontare tutte le varie avversità che le si presenteranno davanti e la storia arriva fino al 1970. Questa storia mi è piaciuta moltissimo perché io non so se è tutta inventata o c'è qualcosa di vero in questa storia, però è una storia che potrebbe purtroppo essere veramente una storia reale. Mi ha fatto pensare molto ai racconti delle mie nonne durante la guerra. Queste tre ragazze devono affrontare tantissimi soprusi, abusi, lutti, perdite, devono sopportare la fame, tutto questo legato appunto alla guerra e ci riescono grazie alla loro amicizia, alla loro forza d'animo. Sono delle ragazze che ragazzine che sono dovute crescere molto in fretta, appunto proprio per quello che le è successo. E la cosa che mi è piaciuta tanto è appunto questa amicizia che lega le nostre tre protagoniste. Il mio personaggio preferito è stato Franca. Franca è entrata nel cuore di tutti in questa casa. Infatti, ogni tanto, magari se succede qualcosa, ci viene la battuta, ci vorrebbe Franca, oppure ha fatto come Franca. Ormai è rimasta nel cuore Franca, perché è quella che è stata più risoluta e più determinata, è quella che non voglio spoilerare niente, perché secondo me Franca è bella da scoprire.
quindi io vi dico, leggetelo, scoprite Franca. È un libro che si legge molto velocemente, nonostante le tematiche abbastanza serie e pesanti che il libro racconta, ma si legge velocemente perché, oltre alla scrittura dell'autrice, si legge velocemente perché è una storia che proprio prende il lettore empatizza per queste tre ragazzine. Io non vedevo l'ora di leggere, di andare avanti con la loro storia, tifavo moltissimo per loro tre, speravo in un finale piacevole per tutte e tre, e quindi questo mi ha portato veramente a divorare il libro. È comunque un libro non tanto lungo, però comunque è un libro che veramente si fa amare e assolutamente da consigliare. È un libro che va bene anche per non solo per gli adulti, ma anche per gli adolescenti, i ragazzi delle medie. È un libro che secondo me andrebbe anche fatto leggere nelle scuole, perché racconta molto della guerra, è un libro che fa pensare ed è un libro veramente meraviglioso. Altro libro letto è stata anche questa una collaborazione con la casa editrice Bookabook, che mi ha gentilmente omaggiato di due titoli che ho letto entrambi a novembre. Il primo titolo è L'enigma di Anna. Questo librino qua, che è il primo di una serie, è un libro per ragazzi dalla terza media in su e è un libro che serve a far conoscere ai ragazzi il mondo della fabbrica metalmeccanica per appunto una scelta di studio più consapevole. Un libro di circa 235 pagine, molto carino. E di che cosa parla? Allora, intanto è una specie di distopia per ragazzi, dove la notte del 1 gennaio del 2030 l'intera popolazione si sveglia dopo aver fatto lo stesso sogno. Una pandemia globale nel 2060 paralizzerà l'economia mondiale, mietendo molte vittime, portando alla scomparsa delle competenze necessarie per le attività lavorative, quindi impedendo una ripresa veloce della vita normale. Per questo appunto viene istituito un protocollo di emergenza e i bambini dovranno frequentare delle scuole virtuali speciali dove appunto, seguiti da esperti, impareranno i mestieri che un giorno saranno appunto fondamentali per la ripresa della società. Ed è in queste scuole, precisamente nella fabbrica di trattamenti termici dell'acciaio, che Anna si ritrova ad imparare delle nuove nozioni. Non tutti però sono d'accordo su questo programma e qualcuno appunto sta cercando di sabotarlo. Quindi toccherà ad Anna e ai suoi amici prendere in mano la situazione e risolverla. È quindi un po' anche appunto un enigma, un mistero questo libro, come ci vuole anche dire il libro. È un libro appunto di facile lettura, che si legge velocemente proprio perché è adatto a ragazzi giovani, quindi è per questo che è molto scorrevole, anche se l'ho trovato adattissimo anche per gli adulti. È una storia appunto ricca di mistero, dove i nostri protagonisti sono dei bambini molto coraggiosi che devono affrontare le loro paure per risolvere la situazione. Ho apprezzato molto Mattia, che è il bambino più problematico di tutti, ma che riesce a crescere e a maturare tantissimo, veramente tantissimo, e quindi questo mi è piaciuto molto. È un fantasy appunto distopico per ragazzi, è ricco di colpi di scena, molti enigmi da risolvere, e riesce appunto a tenere l'attenzione del lettore alta fino alla fine. Spero di poter leggere presto il seguito, comunque come primo libro devo dire che mi è piaciuto. Altro libro letto questo mese è Titanomachia o Titanomachia, ancora non l'ho capito, lo capiremo solo vivendo, non lo so. Comunque, L'era dei Titani è il primo di due volumi, scritto da Samuel Beconcini, è un fantasy mitologico che a me è piaciuto moltissimo. Siamo appunto in un periodo dove i titani dominano il mondo incontrastati da secoli. Caino però vive nel terrore che uno dei suoi figli possa spodestarlo e così prende la decisione di divorarli alla nascita. Sua moglie però, Rea, devastata dalla perdita dei suoi cinque figli, decide e riesce di salvare l'ultimo nato, che è Zeus.
Una volta cresciuto, Zeus torna dal padre e con l'inganno riesce a liberare i suoi fratelli. Il loro unico desiderio è quello di essere liberi, i titani però non sono molto d'accordo e da qui ovviamente nascerà una guerra. Allora, a me la mitologia in generale, la mitologia norrena, greca, la mitologia sumera, a me è sempre un mondo che mi affascina. Quella greca ovviamente è una mitologia che conosco di più rispetto alle altre e quindi visto che in questo periodo stanno uscendo moltissimi libri che parlano di mitologia greca, la mia paura, non la mia paura, credo che sia appunto difficile creare un libro su questo argomento che non sia banale o noioso e che possa intrattenere anche dei lettori che già conoscono la mitologia. E Samuel, devo dire che ci è riuscito, ha mischiato elementi appunto della mitologia greca con elementi o scene da lui inventate in modo da tenere l'attenzione alta anche di quei lettori che già conoscono la mitologia. Devo dire che è stato veramente molto bravo perché questo libro mi ha intrattenuto tantissimo, l'ho letto con molto piacere in pochissimo tempo. Mi sono piaciuti molto i personaggi, mi è piaciuto, e quello che mi è piaciuto di più di tutti è stato Ade, perché Ade in questo libro è un personaggio molto introverso, molto fifone, che durante le battaglie si nasconde e quindi mi è piaciuto scoprire questo lato di Ade. È ovviamente un libro ricco di guerre, di battaglie, di azioni, è un libro molto avvincente. Altra cosa che mi è piaciuta moltissimo sono le donne protagoniste di questo libro, le sorelle di Zeus, la madre di Zeus, la cugina di Zeus, tutte le nostre protagoniste mi sono piaciute perché sono delle donne che non abbassano la testa e si ribellano per avere, per avere più libertà e per dire la loro nonostante i soprusi subiti, visto che appunto nella mitologia sappiamo tutte che la donna è quella che subisce sempre, mi è piaciuto vedere questo lato forte e ribelle di queste donne. Assolutamente un primo volume magnifico, spero di vedere uscire presto il secondo volume. Altro libro che ho letto è una graphic novel ed è Per amore di Mona Lisa, il più grande furto del XX secolo, scritto da Marco Rizzo e illustrato da Lelio Buonaccorso. Queste sono le tavole, vi faccio vedere qualcosa. All'inizio, eccole qua, edito Feltrinelli, siamo nel 1911. Le sale del Louvre sono vuote e nel silenzio un uomo entra attraverso la sala dei dipendenti. Poco dopo si trova davanti alla Mona Lisa e con maestria libera il quadro dalla teca, lo avvolge nella giacca e si allontana. Questa è la vera storia di Vincenzo Perugia, l'uomo che rubò la Gioconda per portarla in Italia, il paese a cui appunto riteneva appartenesse. E la Mona Lisa fu ritrovata solo nel 1913. Questa appunto è molto, questa graphic novel è molto interessante e anche divertente, che riporta dei fatti realmente accaduti e in alcuni punti romanzati. In fondo al libro abbiamo poi tutta la spiegazione di quali sono i fatti che gli autori hanno voluto romanzare. Le tavole sono molto belle, ho apprezzato moltissimo i colori che Lelio ha utilizzato e la storia appunto mi ha appassionata molto e a tratti l'ho trovata anche comica. Mi è piaciuta l'idea di far conoscere una storia che forse non tutti conoscono così bene e che però ha reso famosa la Gioconda. Io i fumetti di Marco Rizzo e di Lelio Buonaccorso ormai li conosco, ne ho letti molto e per me sono sempre una garanzia. Altro fumetto letto, la voce mi sta abbandonando, scusatemi, è Edward Mani di Forbice, qualche anno dopo, edizione NPE, è un sequel a fumetti di Edward Mani di Forbici. Qui sono passati tanti anni, Edward comunque non è invecchiato e un giorno scopre che il suo inventore aveva un altro progetto che però era rimasto incompiuto. Seguendo appunto le sue istruzioni darà vita a una creatura che però si rivelerà malvagia e che comincerà appunto a seminare il panico in città.
Ovviamente, ancora una volta tutti si scaglieranno contro Edward, tutti però tranne Mess, che è la nipote dell'amata Kim. Mi è piaciuto molto. Da una come me amante di Edward Mani di Forbici, ritrovare appunto una storia che parli di lui a me è piaciuta moltissimo. È una storia che non c'entra niente con il film, ma appunto è un seguito. Le tavole sono così, sono un po' da bambini. Le tavole all'interno sono diverse dalla copertina. L'ho trovato però un seguito molto carino che intrattiene. La trama, comunque, le tavole sono abbastanza dark e riprendono un po' lo stile di Tim Burton. È un fumetto carino che consiglio a chi ha amato Edward Mani di Forbici, che magari vorrebbe proseguire un po' questo viaggio nei ricordi. Veramente molto carino. Altro titolo letto a novembre e piaciuto è La mia tonalità romantica. È il primo volume di una saga composta da 4 libri autoconclusivi ma legati tra loro, scritto dalle sorelle Denise e Sara Spagnolo. Questo primo libro, La mia tonalità romantica, è scritto da Denise Spagnolo e devo dire che mi è piaciuto molto. Questo libro parla di temi molto importanti come la paura della perdita e la violenza psicologica e fisica, quindi dei temi molto difficili secondo me anche da trattare in un libro. Però Denise, devo dire che è stata molto brava a trattare questi temi così delicati senza essere troppo pesante o troppo sbrigativa. La scrittura è molto scorrevole e devo dire che la storia di Feline e Kai riesce a catturare da subito il lettore. Con questo primo volume scritto in solitaria da Denise credo che abbia fatto centro. Io ho sempre letto i romanzi scritti a 4 mani da queste 2 sorelle, quindi mi è piaciuto molto scoprire una Denise bravissima anche per conto suo, diciamo così. Adesso ho iniziato il secondo volume della saga, che è scritto interamente invece da Sara. Vi farò sapere poi nel prossimo wrap up. I personaggi mi sono piaciuti moltissimo, ho amato la forza di volontà che ha Feline e ho tifato moltissimo per la sua rinascita. Però ho amato molto anche Kai, perché ha avuto una grande voglia di cambiare e di migliorarsi, quindi questo mi è piaciuto molto. È un romanzo scritto in prima persona, i punti di vista si alternano tra Kai e Feline e questo, come sapete, è il modo che io apprezzo di più, perché permette di conoscere sempre molto bene i vari personaggi. E è un libro che assolutamente ho trovato molto coinvolgente, mi ha intrattenuta e che assolutamente vi consiglio. Ok, allora ho dovuto fare un attimo pausa perché stavo per morire, ma mi sa che dovrò farne un'altra perché mi sta morendo la videocamera. Comunque, altro libro che ho letto è stato appunto la seconda collaborazione con Bookabook, cioè Choiceless di Dario Fedeli, che è il primo libro di una saga distopica che ho adorato. Ma di che cosa parla questo libro? Allora, intanto siamo in un futuro post-apocalittico dove Kyle e Derek vivono a Diverem, che è l'ultimo avamposto di un'umanità ridotta al collasso. La città è nelle mani dello spietato presidente Thorn, che governa grazie all'oppressione, alla pratica e all'imposizione della pratica dell'iniezione. Un siero è infatti in grado di sviluppare 5 abilità, che sono la superforza, la telecinesi, la supervelocità, la vista amplificata e l'udito amplificato. Ma l'iniezione che garantisce la sopravvivenza di Diverem in un mondo selvaggio ha un prezzo, cioè quello di causare la morte di una piccola percentuale di giovani che ricevono l'iniezione. Kyle e Derek devono affrontare la prova più crudele di una società apparentemente egualitaria, che però in realtà controlla l'esistenza di ognuno. Ma quando scopre di aver sviluppato 3 abilità, Kyle dovrà fare i conti con l'amara verità, che trasformerà il suo dolore in odio e l'odio di una promessa, quella di uccidere Thorn. Quindi questo è il libro, un libro di
415 pagine, quindi è un bel librone che però ho letto velocissimamente perché intanto la scrittura è molto fluida e poi la trama l'ho trovata accattivante, l'ho trovata originale e sono stata rapita sin dalle prime pagine da questa storia. È una storia avvincente, ricca di colpi di scena, di misteri da risolvere. I rapporti di amicizia che sono presenti in questo libro mi hanno emozionato moltissimo. I nostri protagonisti sono dei ragazzi molto coraggiosi che farebbero appunto di tutto per proteggersi a vicenda e questa cosa mi è piaciuta moltissimo. È un libro che scorre molto velocemente nonostante la sua mole ed è un libro che parla di amicizia ma parla anche di perdita, di amore. È un libro che appunto fa commuovere, arrabbiare, fa sorridere, insomma fa provare molte emozioni diverse. È secondo me un ottimo distopico da non perdere e spero di poter leggere presto il seguito. Altro libro che ho letto è A Fairy Kiss, una storia di amore e magia. È un libro fantasy, il primo di una saga scritta da Sabrina Pennacchio e Sabrina Guaragno. È un libro che mi è piaciuto moltissimo. La nostra protagonista è Muirin, spero i nomi saranno sicuramente sbagliati, però è la storia che conta. Comunque Muirin è la bella reginetta della scuola, è la nipote della presidentessa dell'istituto Lynch nel piccolo paesino di Florence. Segretamente frequenta le lezioni dell'istituto specchio assieme ai suoi tre amici. In realtà loro sono delle fate e Muirin è l'erede al trono dei regni delle fate bianche e nere della realtà parallela di Enchant. Qualche settimana prima del suo 17° compleanno, però arrivano alla Lynch il tenebroso Salgair, spero che si pronunci così, e il timido Yoru. Chi sono veramente questi due nuovi studenti? Potrà la nostra protagonista fidarsi del ragazzo da lunghi capelli rossi o dovrà proteggersi da lui in quanto regina delle fate? Lo scopriremo solo leggendo il libro. Allora, è un libro che mi è piaciuto molto, con questo posso dire di aver letto tutto quello che Sabrina Pennacchio ha pubblicato fino adesso e fino ad adesso non mi ha mai deluso, però è il primo libro che io leggo scritto da lei a quattro mani, quindi insieme a un'altra autrice, e devo dire che le due scritture si fondono perfettamente, tanto che la storia sembra essere scritta da una sola persona. La prima parte del libro, un po' per l'ambientazione, un po' per i nostri protagonisti, mi ha ricordato un po' le Winx, perché siamo in questa scuola, ci sono le fate e quindi mi ha ricordato le Winx, mentre la seconda parte veramente c'è un cambiamento enorme in questo libro, mi ha tenuta incollata alle pagine a bocca aperta tutto il tempo, ricchissima di colpi di scena veramente inaspettati. È un romanzo secondo me molto avvincente, ricco di azione, che commuove e che lascia a bocca aperta, ed è un libro che si legge molto velocemente perché è abbastanza corto. È molto scorrevole, quindi intrattiene veramente molto bene il lettore. Mi sono affezionata subito alla nostra protagonista e ai suoi amici, però devo dire che Yoru è quello che io ho amato profondamente. Il finale mi ha spiazzata, mi ha lasciato un po' di amaro in bocca per alcune cose e mi ha lasciato sicuramente la voglia di continuare a leggere questa saga e spero di poterlo fare il prima possibile. Ultimi libri. Allora, di uno ve ne parlo tutti insieme. Ho letto quattro manga che sono Il viaggio di Zero. Sono appunto quattro volumi, il primo, il secondo, il terzo e il quarto, dove praticamente il nostro protagonista è Zero, cane di Nightmare Before Christmas, un film che io ho amato alla follia, quindi non potevo farmi sfuggire questi manga e li ho letti. Le tavole sono veramente molto carine, sono veritiere all'originale, diciamo, del film, non sono così diverse dai personaggi del film. Cerco di spero di riuscire a farveli vedere, comunque mi sono piaciuti molto, sono adattissimi al Natale, veramente una storia molto carina, amante appunto di
Nightmare Before Christmas mi è piaciuto rientrare in questa storia e ritrovare tutti i suoi personaggi. Zero è il, appunto, si perde nel regno di Natale e il suo padrone, con anche tutti gli abitanti del regno di Halloween, andranno a cercarlo. Molto carino, divertente, assolutamente consigliato. Poi sono solamente 4 e si leggono velocissimi. Ultimo libro è L'unico e insuperabile Ivan. Di questo libro io ho visto prima il film, che si trova su Disney Plus, che mi è piaciuto tantissimo. L'ho visto tipo 3 volte, ho pianto un sacco, veramente un film meraviglioso. Dopo aver visto il film ho voluto leggere anche il libro. Ho comprato anche il secondo, che è L'unico insuperabile Bob, ma ancora devo leggerlo. Intanto ho letto il primo e devo dire che mi è piaciuto. È un romanzo per bambini dagli 8 anni in su, ma che secondo me può andare bene anche agli adulti che amano gli animali e che leggono comunque storie per ragazzi, perché a me è piaciuto molto. La storia, appunto, è raccontata in prima persona da Ivan, un gorilla che vive nel circo all'interno di un centro commerciale. Insieme a lui abbiamo Stella, che è un'elefantessa molto anziana e saggia. Abbiamo anche Bob, che ha un randagio che si intrufola nella sua gabbia. E poi abbiamo anche Ruby, che è una piccola elefantina. E Stella fa promettere a Ivan di aiutare Ruby e di salvarla, di riuscire a portarla in un posto sicuro, che sarebbe uno zoo. Su questo ho dei dubbi, però vabbè, in uno zoo dove appunto gli animali possono essere insieme ai suoi simili e possono avere più spazio per muoversi e essere più liberi. Quindi questa è la storia. È una storia veramente molto tenera, che parla di amicizia e di libertà, ed è una storia che fa riflettere ovviamente sulle condizioni degli animali che sono nei circo. Qui appunto gli animali scappano da un circo per andare in uno zoo, quindi non so quanto effettivamente la cosa sia migliore, ma questo libro è tratto da una storia vera e quindi l'autrice si è basata appunto, ha un po' ripercorso la storia di Ivan, anche se un po' romanzata. È una storia che comunque appunto aiuta secondo me a far riflettere i più giovani su questi circo che ancora utilizzano e hanno gli animali, e comunque è una storia che intrattiene anche un pubblico più adulto, se appunto questo pubblico è come me abituato a leggere anche dei romanzi per ragazzi, o se appunto si amano gli animali. Il film mi ha fatto piangere tantissimo, il libro non mi ha fatto piangere, ma comunque alcune scene sono secondo me commoventi e alcune scene secondo me sono anche un po' più crude rispetto al film, anche se si sta parlando di un libro per bambini dagli 8 anni in su, quindi è un libro, diciamo, tra virgolette, a volte crudo per dei bambini, ma che secondo me è un ottimo libro e spero di leggere presto il seguito, che è sulle 200 pagine anche quello. Qua all'interno ci sono delle belle illustrazioni sia in questo primo volume che nel secondo, che accompagnano appunto la lettura. Ho visto che in inglese è già uscito il terzo volume, dove la protagonista è Ruby, in italiano ancora non c'è. Comunque, come primo volume a me è piaciuto moltissimo. C'è la versione anche in copertina flessibile per chi non ama le rigide, e vi consiglio sia il libro sia il film. Ok, quindi queste sono state le letture che ho fatto a novembre. Io adesso vi saluto perché non ho più voce, non ce la faccio più a parlare. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, un commento ed iscrivetevi al mio canale, perché in questo modo mi aiutate a crescere. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!